più vero si sveglierà. Io sarò qui con te e tu saprai che il nostro domani sarà come vuoi. Se questa vita siamo noi, lascia le cose che non vuoi. È così poco il tempo per amare. È un posto al sole ancora, ci sarà. Mi dispiace, figlia mia, ma qua c'è il panatta della racchetta elettrica. Come si dice, morso tuo, vita mea. Bisognerebbe inventare una racchetta così per Renato, eh? Una bruciacchiatina ogni tanto per farlo smammare. Vabbè, comunque, il mamozio sta in Sicilia e io sto tranquillo. Sì, perché io anche ad agosto sto al mio posto, non mi muovo. E quello è il momento più bello. Si svuota il palazzo e io godo. Per me le vacanze iniziano quando il palazzo è vuoto. Vabbè, voi mi conoscete, si sa, a me piace parlare con la gente, sì, inciuciare, sapere i fatti loro, dare anche qualche consiglio. Però, dopo 12 mesi insieme, mattina, pomeriggio e sera, devo dirvi la verità, 2 settimane di vacanza ci stanno tutte. Anche perché quest'anno a Palazzo Paladini ne sono successe di cose, eh? Storie e momenti che ci hanno segnato profondamente e che non sarà facile dimenticare. Tutto rinuncerei tranne a questa tazzina di caffè. Eh beh, così diceva il grande Edoardo al professore in Questi fantasmi. E lo stesso è per me. È un rito. 3 giri di cucchiaino, 3, e la lingua si deve scottare. Mamma mia, Renato, ma che vuole questo? Vabbè, fammi rispondere, magari ha bisogno di qualcosa. Eccoci! No, tu mi devi spiegare che ci fai, già sveglio alle 7:30 in vacanza. 8 arancine. E ti credo che non hai dormito. Questo non è un pranzo di Ferragosto, è un tentato suicidio. No, Renà, non ho capito. Ti vuoi fare l'abbonamento al San Filippo? Tu hai avuto la pancreatite. Ma Ornella già sta al lavoro. Comunque te lo posso dire io quello che ti dirà. Che sei un turso immatricolato. Comunque, no, no, fermati. No, perché qua a differenza tua c'è gente che lavora, ti devo lasciare. Salutami Nicolin e tutti i sicoli. Ciao. 8 arancini, ste pazzo. Si è raffreddato il caffè. Cioè questo pure a 700 chilometri di distanza mi deve intossicare a me. Comunque, speriamo che le scatole le rompa solo a me e lasci stare quel povero figlio di Nicolino che quest'anno veramente ne ha passati di tutti i colori. Sto ragazzo avrebbe proprio bisogno di svagarsi un po'. Diamo uno sguardo alla posta. Capirai, che devo guardare? Pubblicità, bolletta, pubblicità, bolletta, pubblicità. Il solito qua. Bei tempi, all'inizio quando stavo a Palazzo Paladini d'estate arrivavano montoni di cartoline, come erano belle. Io le guardavo e mi sembrava di viaggiare pure io. Ora niente, non arriva più niente, neanche Otello da Indica. Aspetta che vedo del verde lì. Oh, multa per Renato Poggi. Mo gli faccio prendere un coccolone a questo. Bella mia. Ma quanto è bella. Ebbene, devo dire la verità, sono stato sfortunato col cognato, ma con Ornella ho avuto una fortuna sfacciata. Stiamo insieme da 20 anni e ancora ci cerchiamo e ci coccoliamo come se fosse il primo giorno. Ecco,
Il mio augurio è proprio questo. Non importa l'età, non importa il sesso, la cosa importante è trovare la persona giusta con cui essere felici. Perché l'amore è il motore del mondo. Ecco la tua limonata. Grazie Fausto, ci voleva proprio. Amami, oggi non si respira, guarda, si muore. Guarda, per fortuna domani sono di riposo, me ne vado al mare tutta la giornata. A mare? Ma che sei impazzito? Perché? Dici che fa troppo caldo e rischio un'insolazione? Figlio mio, tu l'insolazione già te la sei presa. Domani i campioni d'Italia scendono in campo a Frosinone. Mamma mia, io non vedo l'ora di veder giocare il Napoli con lo scudetto appuntato in petto. Che anno che abbiamo vissuto, Fausto? Ma mi vengono i brividi solo a pensarci. Quei dribbling di Cavara, quando il capitano ha alzato la coppa. E vogliamo parlare di Osimhen? Dopo ogni gol si levava la mascherina, un gesto che non riesco a dimenticare, guarda. Un vero inno alla gioia. Sì, proprio un gran gesto liberatorio. Bello, bello. Sarebbe bellissimo, mo, se tutti quanti ogni giorno ci liberassimo di queste mascherine che ci mettiamo davanti agli altri. Ma purtroppo non è così. Molte persone si mettono la maschera per il timore del giudizio degli altri e finiscono per vivere una vita che non è la loro. Niente, il mio pan di Spagna c'ha la sindrome di Peter Pan, non vuole crescere. E vabbè, ma questo è un problema che si propone spesso, Sì, perché il pan di Spagna, mo, senza offesa per gli spagnoli, anche perché poi il pan di Spagna l'abbiamo inventato noi in Italia, è un dolce insidioso, è disgraziato, è fetente. Sì, perché per il fatto che non si mette il lievito, basta montare poco le uova o aggiungere troppo velocemente la farina e quello non cresce. E mo a chi lo do questo yum? Che sarebbe il piombo, no? Vabbè, lo potrei dare a Renato Poggi, se ci fosse. Tanto quello di dolce non capisce niente, ma non solo di dolce. Eppure non lo so, io ho cercato su internet consigli, trucchetti, ma è venuto veramente una schifezza. A me una volta mi è venuto bene, quando lo preparai con Teresina mia. Teresina, ci accapigliavamo per chi era il migliore in cucina, ma devo dire la verità, in fatto di dolci lei era la numero uno. Quanto mi manca Teresina, i suoi sorrisi, la sua dolcezza, i suoi consigli. E beh, Teresa ha lasciato un vuoto enorme e mi sa non solo a me, siamo in tanti a sentire la sua mancanza. Lo so. Sarò rimasto forse il solo a cercare ancora di masticare per aggiustare una cosa quando si rompe. Ma è così, lo so. Molti pensano che sia più pratico quando una cosa si rompe buttarla e comprarne una nuova. Sì, sarò pure d'accordo, ma per me non è possibile. Con questa radiolina io ho sentito centinaia di partite del Napoli. Quante canzoni che mi hanno fatto ballare. Figuriamoci se ora me ne libero così facilmente. E beh, io sarò pure un romantico, però penso che quando una cosa si rompe, qualunque cosa, se c'è la possibilità di aggiustarla bisogna farlo. Certo, alle volte riesce, alle volte non riesce, altre volte bisogna aspettare un po' di tempo per capire se si è risolto il problema o se siamo punti da capo. Ma se c'è la possibilità di aggiustare una cosa, bisogna provarci. Questo lo mettiamo qua, ben in evidenza, così Giulia lo trova subito. Ma mia, che caldo. Certo, sto fatto degli acquisti online, le persone più insospettabili stanno facendo acquisti. Mo, se io volessi tenermi tutti i pacchi che arrivano a Palazzo Palladini in Guardiola, non basterebbe un bilocale. È diventato un porto di mare, pacchi che arrivano, resi che partono. Addirittura ci sta un condomino di cui non faccio il nome, Renato Poggi, che ha fatto acquisti online dalla Sicilia. Incredibile. No, incredibile la schifezza che ci sta qua. E che? Mai vista la terrazza in queste condizioni? Guardate qua, guardate. Evidentemente Luca e Giulia hanno altro a cui pensare.
E si vede pure che Rosa non sta venendo più, perché quando c'era lei questa casa era uno specchio. Purtroppo però da quando è successo il fatto della pistola non si è fatta più viva. E la cosa mi dispiace assai. Sì, perché anche se vivo da molti anni a Posillipo, e molti possono pensare che mi sia imborghesito, io sono rimasto quel ragazzo che viene dai quartieri popolari. E quando incontro una persona come Rosa, bella, schietta, sincera, pane al pane, vino al vino, a me è subito simpatica, a pelle. Anche se all'inizio non è stato così, l'avevo presa male. Anche perché Rosa è una donna arrabbiata con la vita. Vabbè, ma d'altra parte chi non lo sarebbe con una storia come la sua? Però, se uno la conosce veramente, non può fare a meno di volerle bene. Allora, persona molesta, 11 lettere, eccole, Renato Poggi. Non ve lasciamo stare, no? Scocciature. Uè, Silvana, buongiorno. Buongiorno, Raffaele. Quest'estate abbiamo proprio meritato il premio Stakhanov, due Dio, eh? Ci sta venendo agosto e non abbiamo fatto un giorno di vacanza. Con la signora Marina in quello stato. Dove volevo andare? Lo so. Ma come sta? Sta sempre chiusa in camera sua. Non esce nemmeno per mangiare. Ma infatti io ho provato a chiamarla, ma niente, non risponde. Fa così anche con i figli e la nipote. Io pensavo che col passare dei giorni questa situazione potesse cambiare, invece la rottura definitiva con il dottore l'ha distrutto. Ma non lo so, pensare che pochi mesi fa erano così felici. Per Marina sposare Roberto significava coronare il sogno di una vita. Ma questo matrimonio purtroppo è nato sotto una cattiva stella. Si fa, tu mi conosci. Io se vedo una persona a cui voglio bene stare male non riesco a starmene con le mani in mano. E così ho cercato di trovare qualcosa per risollevare l'umore di Marina. E quindi ti hai cucinato? Porca miseria, ma sono così prevedibile. Polipetti alla Luciana. Il piatto preferito della signora. Ma secondo te io tiro a indovinare? Io so tutte le preferenze, i gusti, le allergie, le intolleranze di tutti i condomini. Grazie, Raffè. Io glieli metto in tavola, però come ti ho detto, la signora certi giorni non si alza neanche dal letto. Fa una cosa allora, non glieli mettere a tavola. Li mettiamo fuori la porta della camera sua con un bel ventilatore dietro che fa arrivare il profumo dei polipetti fino a lei e vediamo come reagisce. Senti, piuttosto qua a che stiamo col trasloco? Devo ancora impacchettare un bel po' di cose, però sono a buon punto. Quest'anno ho fatto e disfatto così tante valigie che sono diventata una scheggia. Mi mancherai, lo sai. Mi dispiacerà non vederti più a palazzo. Va bene. Speriamo che questo ritorno alla villa possa far voltare pagina a Marina. Questo me lo auguro anche io. Ma l'idea di dare campo libero alla Martinelli mi fa una rabbia che non puoi immaginare. Non me ne parlare. Quella donna è riuscita a liberarsi di Marina. E vedrai che riuscirà pure a riprendersi Roberto.